proporzioni, ma nella gestione, nella genesi, diciamo, di quel caso, in realtà c'era una spaventosa normalità che lo aveva portato in vita, e quella normalità che appunto potrebbe consentire la nascita di casi analoghi in qualsiasi momento. E quindi questo ci ha portato appunto anche a ambientare il film in un luogo diverso da quello che era quello del caso originario. Cioè, non abbiamo mai pensato di girare a Parma, abbiamo girato in un altro luogo, in una, o a Collecchio appunto nello specifico, abbiamo girato in una piccola cittadina che è a Terme, perché mi sembrava interessante provare a raccontare un luogo di provincia, non quel luogo di provincia. In più di un'occasione lei appunto ha sottolineato la necessità di puntare l'attenzione sulla psicologia dei personaggi piuttosto che sull'aspetto squisitamente diciamo così socio-economico, ecco. Però nel film si ha la netta sensazione che queste psicologie vengano risucchiate dalla logica di profitto fino a trasformare tutte le figure principali in esseri che somigliano tanto a criceti nella ruota, come se esistesse una coazione a ripetere che annulla qualsiasi possibilità di affrontare un altrove. Infatti, se mi ricordo, gli spazi chiusi sono nettamente prevalenti rispetto a quelli aperti. E quello che secondo me, da spettatrice, mi permetto di dire, è la forza del film, proprio questa sensazione di falso movimento, di bara già chiusa quando ci si illude che sia aperta. E approfitto della sua gentilezza per sapere se è così. Grazie. Sì. No, adesso non vorrei che passasse per scortesia rispondere in modo così secco e asciutto, però assolutamente sì, così magari diamo un modo anche ad altri di domandare, però era sicuramente un intento forte e tutto ciò, tutte le scelte diciamo che sono state fatte in termini di scrittura, di messa in scena, di scelta dell'uso degli ambienti, delle luci, era in gran parte teso anche a questo tipo di finalità. Quindi non dico altre cose per non banalizzare quello che tu hai detto in modo così piacevole. Io avevo due domande. Innanzitutto a Molaioli, io mi sono ritrovato molto, da spettatore mi sono ritrovato molto nella sua spiegazione da regista, e trovo che il film abbia avuto sicuramente la forza di rappresentare appunto in provincia qualcosa che pochi anni dopo ha avuto eco globalmente, e proprio ho trovato che fosse molto efficace nel suo far vedere come la situazione è sfuggita di mano, ed è sfuggita poi di mano a tutti. Cioè, questo, il falso movimento è proprio questo, diciamo, questo movimento quasi entropico per cui alla fine le persone non riescono più, si trovano in una situazione molto più grande di loro e si rifiutano quasi di affrontarla da persone modeste quali sono. Però volevo chiedere se all'interno della logica di guardare all'intimo di questi personaggi, a questa psicologia, rientrava quella che è stata, a mio parere, o secondo le mie aspettative, un po' la nota stonata di questo film. Io mi aspettavo più denunce, in effetti, sentendo la sua, le sue motivazioni, capisco perché sono state fatte certe cose, ma l'inserimento del personaggio di Sarah Felberbaum con la storia d'amore con Servillo, e anche il ritrovamento adesso non vorrei creare spoiler, diciamo, però il ritrovamento di un piano di salvataggio, come sono nate queste scelte di sceneggiatura durante il processo di stesura, appunto, come mai è stata inserita? Io non so se c'è un personaggio di riferimento nella realtà, e so che non è importante, ma non so, l'attenzione dedicata alla storia tra Tonna, diciamo, e la Felberbaum mi è sembrata forse eccessiva rispetto a
a quello che è stato poi il domino che ha portato ai danni ai risparmiatori, che sono stati enormi, che vengono menzionati in una bellissima scena nel finale, in cui tutta l'escalation delle banche, che non posso raccontare tutto. Però insomma penso si sia capita la domanda, come sono nati, perché si è voluto inserire quello, è anche forse l'elemento edulcorante del piano di salvataggio. No, vabbè, rispondo senza volerti ovviamente farvi credere rispetto a, cioè, se l'hai percepita come, ma anche sì, come, no, vabbè, se l'hai percepita come nota stonata ne prendo atto, insomma, direi sostanzialmente, allora, per quello che riguarda il personaggio interpretato da Sara Feberbaum, che è nel film appunto è la nipote del capo azienda che arriva a un certo punto nell'azienda, insomma, in qualche modo si impone, anche se solo parzialmente. Ma a me sembrava che potesse contribuire a cercare di raccontare, al di là di quello che appunto erano le dinamiche aziendali di architetture più o meno complesse a livello finanziario che si stavano elaborando, da un lato, come dire, mi piaceva provare a raccontare in un contesto, adesso cerco di parlare soprattutto ovviamente a chi il film l'ha visto, rimane complicato per chi non l'ha visto ovviamente, in un contesto nel quale questo gruppo di dirigenti è un gruppo per certi aspetti anche talentuoso, anche di un talento però molto selvatico, no? È un gruppo che gestisce un'azienda multinazionale e che però sono sostanzialmente un gruppo di ragionieri, quindi che non hanno fatto mai degli studi specifici, non si sono mai confrontati con l'azienda, in questo non ci siamo inventati nulla, nel senso che in questo siamo stati veramente molto aderenti a quella che è stata la vicenda Parmalat, che forse in questo caso è assolutamente unica, cioè azienda enorme con sede in ogni continente che sceglieva il proprio gruppo dirigente non all'interno di Parma ma addirittura all'interno di Collecchio, cioè inventandosi sostanzialmente un gruppo dirigente. Questo anche per cercare una forma di per mantenere questo paradosso di gestione familistica, no? di capitalismo di tipo familistico all'interno di una multinazionale, che probabilmente ha anche consentito a quell'azienda di non avere nessun tipo di, cioè di avere da parte dei propri dirigenti una sorta di fedeltà cieca, no? Una sorta quasi di patto, adesso non vorrei esagerare, ma insomma come siamo quel confine labile tra il sistema mafioso, no? dove c'è appunto questa idea di famiglia. Ecco, all'interno di questo gruppo dirigente siamo sempre dalle parti della famiglia, perché arriva questa ragazza che è la nipote, che però invece a me piaceva provare a rappresentare un prodotto invece della, cioè una persona che è stata generata da un certo tipo di studi. Cioè lei arriva con le idee molto chiare da un punto di vista di quello che bisogna fare, è intrisa appunto di quella filosofia, di quella modalità di gestione a cui facevo cenno prima, e perché così è stata educata, no? Lei è l'unica in qualche modo tra virgolette pronta e preparata, cioè l'unica che ha fatto studi in proposito e li ha fatti ad altissimo livello, e questo in qualche modo la pone come ancora, come addirittura, come dire, come un personaggio senza nessuna coscienza, è difficile trovare, senza nessuna etica, perdon, o comunque con un'etica che per diversi aspetti riesce a gestire, no? Un'etica gestibile, un'etica che può essere adattata alle circostanze. È un atto che viene fatto anche da chi invece, anche dagli altri. Però ecco, mi sembrava interessante porre un personaggio appunto che aveva diverse caratteristiche, una diversa provenienza.
Da un lato questo, dall'altro le dinamiche invece tra i personaggi che genera l'arrivo di questa ragazza mi sembravano interessanti rispetto in parte a quello che stava dicendo la ragazza prima, cioè è una prova ulteriore, questa vicenda, adesso non entriamo troppo nel dettaglio, questa vicenda è qualcosa di enormemente distante da quello che uno potrebbe pensare come storia d'amore, no? Siamo nel pieno dell'anaffettività e dell'incapacità proprio del costruire una relazione, prima ancora che d'amore, d'affetto, non so, che è anche quello che è dentro alle stanze di quell'azienda, è un'azienda dove si conoscono tutti, dove sono cresciuti tutti assieme, dove probabilmente tutti quanti prima di essere colleghi erano vicini, amici e così via, ma dove non esiste nessun tipo di legame autentico, cioè l'unico collante è l'azienda, che infatti diventa una sorta di personaggio no, quasi principale, che diventa la ragione esistenziale poi sostanzialmente di tutte queste persone. Ci tenevo a chiedervi una cosa, visto che qua ci sono dei ragazzi che sono critici, studenti critici che fanno il seminario di critica, mi sembra preziosa l'occasione di sentire da parte di chi il cinema lo fa. Abbiamo una produttrice che ha prodotto alcuni dei film più importanti italiani degli ultimi anni, abbiamo un regista che pure ha fatto dei film molto importanti, sentire la loro reazione e opinione nei confronti della critica che c'è stata nei confronti di questo film. Non sono aspiranti critici forse, però appunto chi è un aspirante critico mi sembra che sia un esercizio sempre utile e prezioso quello di cercare di porsi dal punto di vista di chi il cinema lo fa, di chi magari ci mette uno, due, tre anni per fare un film e poi si trova a leggere 20 righe che dicono certe cose. Ma io penso che ogni film poi c'ha una sua storia, un suo percorso e che non è mai uguale, non è mai quello che ti aspetti, cioè effettivamente appunto anche a film precedenti, cioè ci sono tante cose che accadono intorno a un film e non lo so, a volte ti chiedi anche cosa sarebbe accaduto se, non so, il divo non fosse andato a Cannes, cioè, insomma una serie di cose che poi hanno a che fare con la storia del film. E poi quando ci si trova di fronte magari a delle risposte diverse da come tu da quelle che ti aspettavi, devi anche chiederti se hai sbagliato qualcosa, perché evidentemente non sei riuscito a comunicare le cose che tu avevi ben chiare in testa. E per noi detto, questo film è stato a volte così, insomma, effettivamente ci siamo un po' sorpresi, ma forse eravamo noi, cioè non siamo riusciti a comunicare questa, anche l'argomento forse, perché a un certo punto a noi ci sembrava che la finanza appunto e la recessione, i problemi della crisi economica, insomma tutto quello che stava accadendo e che sta ancora oggi accadendo e che accadrà, non voglio seminare il panico, però insomma penso che noi non potremo uscire tanto facilmente da questa situazione e forse pensavamo che fossero così argomenti più comuni, più grado di essere recepiti dall'opinione pubblica e anche dai critici. Poi rispetto al film ci sono due cose da, secondo me, da segnalare. No, la cosa che tu dicevi prima, c'erano 3 anni di lavoro, 20 righe, è ovvio che non c'è proporzione, diciamo, no? E ecco, magari questo, insomma, effettivamente a volte vedi che film che si fanno con meno passione, entusiasmo e anche con meno fatica hanno lo stesso tipo di attenzione di questi film, insomma, un po' di dolore lo crea, ecco, questo sì. E poi rispetto al film, cioè a questo film, secondo, non so, visto che appunto ci sono